Gli antichi giochi della Sceusa sono stati proposti agli studenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sciacca, guidato dal dirigente Pippo Graffeo, nell'ambito del progetto Frugando nel passato, disvelo, conosco e amo il territorio, promosso dalla scuola per salvaguardare le tradizioni popolari del territorio, tramandandole alle giovani generazioni. Presso i locali del plesso di Via Modigliani, protagonisti sono stati gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'istituto, i quali hanno giocato come si faceva un tempo nelle piazze e nelle vie di Sciacca nel giorno dell'Ascensione, allietati dalle note di alcune tarantelle. Cos'è la Sceusa? La presa della Sceusa è un'antichissima tradizione della nostra città. Si svolgeva con un corteo festoso di capre e dei carretti bardati a festa e alcuni bambini che indossavano costumi tradizionali siciliani. Fino a qualche anno fa questa festa partiva dai quartieri di San Michele, percorreva le viuzze del Castello Luna fino ad arrivare al centro storico. Durante la sfilata si sentiva il tintinnio delle cianciannette che avevano appeso al collo le capre, il canto dei piccoli parigini e il vocio delle persone che erano presenti al corteo. E da lì si capiva che era arrivata l'Ascensione, una delle feste più belle della nostra tradizione popolare, che riempiva di emozione il popolo saccense. Cosa si faceva il giorno della Sceusa? Il giorno della Sceusa, al mattino tutti si bagnavano il viso con acqua profumata alle rose. Quest'acqua veniva preparata già nei giorni precedenti. Secondo una vecchia tradizione popolare, in quel giorno si organizzavano anche dei giochi per i ragazzi e i bambini, per creare dei momenti di divertimento e spensieratezza. Questi erano giochi molto semplici, come per esempio il tira alla fune, la corsa ad ostacoli, la corsa con i sacchi, il gioco delle quartare e tanti altri giochi divertenti. Cosa si faceva in occasione della Sceusa? L'occasione della Sceusa, le donne prendevano i loro vecchi vestiti e li riempivano con della paglia e li mettevano davanti a un tavolino. Poi, quando arrivava il tramonto, questi due pupazzi venivano messi a bruciare. E quindi per tutta la sera uomini e donne si divertivano a saltare su quello che rimaneva del falò. Quindi facevano dei riti propiziatori. E quindi allo stesso tempo questo rito portava anche molta gioia e felicità.